Tele Due Ruti, qui per Trastevere incontro un amico, Claudio Bigagli. Claudio, ciao, ti voglio bene. Pure io. Attore, volto del cinema nostro, addirittura ha iniziato facendo teatro con Dario. Cos'era? Nuova Scena, come si chiamava? La Comune. Facevate il teatro politico all'epoca. Eh sì. Pensa, come facciamo a raccontare quel mondo ai ragazzi? Lo so. Cioè, pressoché impossibile. L'altra sera ti ho rivisto perché hanno ritrasmesso Mediterraneo. Guarda, Mediterraneo, meno male che l'ho fatto, perché veramente l'hanno visto tutti. L'hanno visto tutti. Però sono passati un po' di anni, avevamo i capelli e la barba non bianca. No, ma adesso sono perfetto per fare la parte del vecchio in Mediterraneo, nella parte finale. Infatti io ho proposto a Padantuono, a Cederna, bisogna proporla a Salvatore, di rigirare quelle scene lì adesso come siamo ora, no? Sarebbe perfetto fare. È una bella idea, no? Scusa, Mediterraneo lo chiamiamo. No, perché la fine. No, ricordi che alla fine, ma alla fine che ci siamo noi da vecchio. Truccati. Adesso siamo perfetti, c'è bisogno del trucco. Sì, così. Sì, infatti. E niente, quindi. Poi ci incontriamo anche alle manifestazioni. Adesso è un pezzo che. Non ci sono più manifestazioni. Un pezzo che non ci sono è un pezzo che non ci incontriamo, infatti. Non ci sono più occasioni di. Poi non ci incontriamo da Mariella, anche lei riceve poco ultimamente, giustamente. La nostra amica Mariella. Sarà un po' rotta, sì. Le scatole. L'ho vista l'altro giorno. Ma Roma io la trovo abbastanza disastrosa. Per noi artisti un devastante. Che vogliamo dire? Vabbè, a parte le cose in generale, sono le cose che, vabbè, insomma, tutti dicono che fa schifo. No, ma io non mi riferisco. A parte quello, no, quello, in generale. Io no, mi riferisco proprio al vissuto quotidiano. Diciamo che è abbastanza raggelante. Guarda, io la vivo come se fossi al mio paese, a Montale. Tanto sto in Trastevere, dico. E sei privilegiato, io sto a Monteverde Vecchio. E vabbè, sai, no, stai sopra a Dupassi. Dupassi, ma non è lo stesso. No. Potresti avere la bicicletta, perché vabbè, in discesa. No, non è quartiere da bicicletta. Assolutamente. No, una volta c'avevamo un locale che si chiamava Hemingway, ti ricordi? Parliamo di 30 anni fa. Sì. Non c'è più manco Billy, se n'è andato Corello. Billy Bilancia all'Alberi Pizzuti. Te ne ricordi le commesse? Che belle ragazze, dell'Hemingway. Le più belle ragazze erano proprio puntate. Mi ricordo il regista Michalkoff. Te lo ricordi il regista Michalkoff? Certo, andavano tutti lì per quello. No, Michalkoff insidiava le cameriere delle cornacchie. Delle cornacchie, addirittura le cornacchie, sì. Che sono precedenti. Andava a giocare a tennis col poeta Valerio Magrelli e credo anche col regista Nanni Moretti. Poi tornava vestito Sergio Tacchini. Bazzicava le cornacchie. E andava alle cornacchie, perché abitava nella piazza delle cornacchie. Invece purtroppo non mi sono trovato, non ho mai incontrato Tarkovsky, che abitava in via del Pellegrino. Guarda, l'ho rivisto ora in un bel documentario su Tonino Guerra, che c'è Tarkovsky, sì. L'ho visto lì, bello, che hanno fatto adesso, che l'ho visto fra quelli che ci sono nel Davide, che ce l'ho sul computer, veramente bello. Domiziana Giordano adesso dipinge. Dipinge, l'ho incontrata pure a Milano al. Allora, posso testimoniare che era lì dentro la come si chiama? Dentro un bignè. Dentro un panettone. La scuola d'arte di Milano, la galleria famosa, quella dai, a Milano che c'è la galleria panettone, la più famosa galleria di Milano. Marconi. Brera. Ah, Brera. Sì, sono stato dentro a Brera al museo, uscendo fuori, entro, dico, voglio vedere la scuola d'arte, entro dentro e mi incontro la Domiziana Giordano, che stava lì, che
si intrufolava in delle sale, credo chiedendo, non so, informazioni. È un'amica Domiziano, la salutiamo. La salutiamo. Ciao Domiziano. Però non ci ho avuto, non l'ho fermata, lei non lo sa, l'ho vista, ci siamo incrociati. Ne approfittiamo. Abbiamo fatto un film insieme. Che film? Ben-Hur. Film di Tonino Cervi, che si chiama Il quaderno della spesa, che è l'ultima sceneggiatura e forse la più bella che aveva scritto Sonego, pensa. E il film non è praticamente uscito. Rodolfo Sonego, che è stato pubblicato un libro su di lui da Adelphi, credo l'abbia fatto Tatti Sanguinetti. Sì, quello della la mente nella testa di Alberto Sordi. Esattamente, va bene. Vabbè, che Claudio, sei felicemente fidanzato da tanti anni. Sono stato cupido in quella circostanza. Certo. La sera che vi siete conosciuti. Più di questo, ti voglio bene, puoi Anch'io. Andare. Un bacio. Ciao. Puoi andare. Ciao. Buon Campo dei Fiori. Grazie. Claudio Bigagli, Teledorruti.